34 giornate con un intero campionato. Questa è stata la mia sanzione, il parlamentare più sanzionato nella storia della Repubblica Italiana. Ci tengo a certe cose. Mai cacciato dalla scuola, ma dalla Boldrini 34 giorni. Per quello ci siamo arrabbiati tanto, perché vogliamo una banca pubblica e nazionalizzata. Sovranità energetica, sovranità alimentare, mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia. La Sardegna potrebbe vivere della propria energia, della propria gastronomia, del proprio turismo. Sovranità dell'informazione, guardate quanti cellulari adesso stanno riprendendo. Questo significa eliminare gli intermediari dell'informazione. Queste immagini che state adesso registrando verranno sparate in rete, verranno viste da quanto? 1, 2, 10, 100, 1000 persone, ma resteranno lì dentro per sempre, per l'eternità. E chiunque potrà scrivere al Movimento 5 Stelle, Alghero, questa data, e beccherà queste immagini e vedrà che cosa ci siamo detti. E potrà smentire qualcuno che magari dice che questo giorno qui non ci siamo venuti. Pensate quanto possiamo diventare sovrani grazie anche alla rete. E sovranità politica, noi ci siamo resi conto che i partiti non servono più proprio a livello di istituzione come intermediari. Se ci pensate, un partito è una forma di intermediazione tra istituzioni e cittadini, qualcuno che decide per noi. Noi abbiamo già dimostrato con quella votazione sul Presidente della Repubblica che è possibile eliminare gli intermediari. Un domani, ma prossimo, decideremo qualsiasi cosa per Alghero, per la Sardegna, per la politica nazionale attraverso la rete. Cioè, l'abbiamo già fatta la rivoluzione, è incredibile, ma è già fatta. Un domani si deciderà qualsiasi cosa attraverso la rete. Bisogna solamente andare avanti su questa strada che ormai è segnata, e tra un po' di tempo vedremo la democrazia rappresentativa, quella che abbiamo oggi, con i partiti che appunto fanno da intermediari, quindi esercitano un potere di controllo tra cittadini e istituzioni. Lo vedremo la democrazia rappresentativa come un tempo si vedeva la monarchia assoluta, come qualcosa di estremamente obsoleto. Questo è il concetto del Movimento 5 Stelle, portare sovranità e controllo popolare intorno al potere, perché non veniamo da Marte, pure noi possiamo essere affetti da corruzione endemica, perché questo è un paese martoriato da 20 anni di berlusconismo e falso anti-berlusconismo. Giorgio Gaber diceva: non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me, come se sapesse che un pizzico di Berlusconi c'è in ognuno di noi, anche dentro di te sicuramente. Bisogna saperlo gestire, questo pizzico di berlusconismo che ci è stato insegnato, no? L'essere furbo è più importante dell'essere bravo, il poter essere paraculo è meglio che essere onesti. Guardate che in Parlamento è difficile essere onesti, in mezzo a quella gente che sai che se gli fai quattro chiacchiere, gli prometti qualcosa, magari ti fa passare quella marchetta, quell'emendamento localistico, dai una mano a quattro amici tuoi in legge di stabilità, la legge di stabilità, la legge finanziaria, una legge in cui i soldi nostri vengono elargiti sulla base delle conoscenze. Noi lì abbiamo scoperto i lobbisti e abbiamo impedito che passassero delle marchette, ma non abbiamo impedito che passassero tutte le marchette, no, alcune sono passate, 20 milioni a Sorgeni dei Benedetti, altri magari alla Sant'Anchè, altri alla Prestigiacomo per dare una mano, per creare un'oasi ecologica nel suo territorio, e chissà da chi viene gestita quell'oasi ecologica, e chissà se chi riceve quei soldi dà qualcosa in cambio alla Prestigiacomo o altri deputati, non soltanto tangenti, mazzetti, ma magari si infila a lavorare un amico suo che poi gli sarà riconoscente perché gli porterà i voti. Vedete com'è questo meccanismo, e bisogna romperlo definitivamente. Non si rompe scendendo ad accordi, a patti con chi ci ha devastato il paese, non si può fare, con la mafia non ci si scende a patti, si tratta con la pala e si prova a spalare, si mettono delle pene altissime, quello che abbiamo provato a fare in Senato ieri, e come avete visto invece il PD si mette d'accordo con Berlusconi, perché evidentemente Berlusconi gli ha detto: vi do una mano per queste riforme istituzionali piduiste e voi mi date qualcosa in cambio, ovvero la gestione della giustizia all'interno del paese. Questo do ed est che ci ha rovinato. Ed è chiaro, ormai è chiaro, e se stiamo qua di giovedì alle 2:30, alle 3, e scusate ancora il ritardo, a sentire dei portavoce, dei dipendenti in Parlamento, a riprendere, a sparare queste immagini nel web, a credere che ognuno di noi possa fare qualcosa di molto importante, perché l'abbiamo già dimostrato, perché io sono entrato in Parlamento spendendo 144 euro di campagna elettorale, 144 euro, cioè è una rivoluzione incredibile, 50 euro me li ha dati mia zia. E mia zia non mi chiederà mai in cambio un emendamento, non mi dirà mai: ti ho dato 50 euro, quindi fammi passare questa marchetta, mai. E questo è il concetto.
Mentre Bersani, che viene considerato anche da molti una brava persona, magari lo è, però io non dimentico che ha preso 98.000 euro da Riva, quello dell'Ilva, e in quel momento Riva, durante quella campagna elettorale, finanziava Bersani con 98.000 euro e 240.000 euro li dava Berlusconi. Come a dire, chi vince vince, basta che chi vince va su al potere e si ricorda che io gli ho dato dei soldi. Cioè questo è il concetto, per quello noi insistiamo molto sui soldi, anche sulle rendicontazioni, sulla trasparenza totale, perché non veniamo da Marte, perché è tosto stare lì dentro dove il sistema della corruzione prevale, dove ti arrivano così tanto soldi e tu prendi e li restituisci, e io ho fatto i calcoli, gli ultimi 3 mesi devo restituire 19.000 euro e per la prima volta ci ho avuto, cioè le prime restituzioni, bello restituire, la seconda bellissimo restituire, la terza, porca puttana, dobbiamo restituire. Perché non è facile, poi tu ti ricordi perché sei entrato, rifletti e pensi che quei soldi non sono tuoi ma appartengono al popolo italiano, a tutti quanti, non solo a chi ha votato al Movimento 5 Stelle. Esci di casa e vedi che magari c'è un clochard sotto casa tua e lo conosce, ci parli e vive così in difficoltà, o ascolti storie di imprenditori suicidi e dici grazie a Dio restituisco perché mi fa stare meglio con la coscienza restituire quei soldi. Ora, avete notato e concludo come saranno da qui le prossime settimane. Grillo scrive un post bellissimo, bellissimo, utilizzando chiaramente la provocazione con un'immagine che ha sempre fatto per svegliare le coscienze, perché tante persone, non noi qui, ma tanti italiani sono addormentati, e con gli addormentati se parli sottovoce, vedete il Signore mi ha detto alza la voce, se parli sottovoce non si svegliano, se Grillo non avesse urlato in tutti questi anni nelle piazze non ci saremmo svegliati, solo che ormai il movimento va con le sue gambe, oggi a Sassari c'era una marea di gente, stasera sarà il delirio a Cagliari e provano a metterci i bastoni alle ruote in tutti i modi, stamattina ci hanno chiesto una fideiussione di 1.500 euro per mettere due casse nei giardini pubblici di Sassari. Allora niente, noi andiamo come cavoli, più una polizza con un massimale di 1.500.000 di euro per fare una gora pubblica, vedete, perché loro hanno paura fottuta della parola pubblico, gli piace proprio la parola privato, gli piace da morire. Allora, da qui alle elezioni avremo questa battaglia, cioè il sistema mediatico si arroccherà ancora di più e mentirà su ogni cosa, io già l'ho detto, questi sono disposti a tutto, anche di infilarti dosi di cocaina di nascosto magari nella giacca per tirare fuori scandali, sono capaci di fare tutto, perché se il presidente del PD, Speranza, dice questa frase, per difendere la democrazia non possiamo andare al voto, che se ci pensate è un ossimoro, la democrazia è il voto, significa che pur di non perdere, per non perdere le loro poltrone sulle quali posano i loro deretani flaccidi, perché molti ce li hanno veramente flaccido, veramente, donne e uomini, sono capaci di fare qualsiasi cosa, quindi di mentire, di darci dei nazisti, dei comunisti, degli anarchici, dei bolscevichi, dei fascisti, degli squadristi, degli eversivi e degli stupratori, qualsiasi cosa, e guardateci chi siamo, chi mai, chi si può oggi permettere di venire qua senza scorta, prendere un microfono e parlare? Nessuno. Allora da qui alle elezioni questo succederà, da una parte un sistema mediatico che le racconterà di ogni storia e oltretutto utilizzano i nostri temi senza però realizzare le cose, cioè noi sappiamo che i cittadini non vogliono le province, dicono di abolire le province, ma non le hanno abolite. Sul finanziamento pubblico ai partiti è la stessa cosa, anche sullo sforamento del pareggio di bilancio diranno finalmente abbiamo sforato sul pareggio di bilancio come vuole il 5 Stelle, ma in realtà hanno semplicemente messo a garanzia per rimediare 4 spiccioli da dare oggi e comprarsi qualche voto dei disperati. Io ho lavorato in Guatemala e i più disperati, gli indigeni, li compravano il potere, i grandi latifondisti che li sfrutta, gli pagava il proprio voto, li portava con un camion a votare per un pacco di riso, un pacco di fagioli. È la stessa identica cosa che avviene oggi, 4 spiccioli e in cambio lo Stato italiano mette a disposizione dell'Europa i nostri asset strategici, ovvero ciò che un tempo era interamente pubblico e oggi è in parte pubblico, Eni, Enav, Finmeccanica, Enel, imprese che erano un fiore all'occhiello dell'Italia e ci lavoravano tante persone e oggi poco a poco sono state spolpate come Telecom, come Alitalia. Cioè questa è la logica, te li metto a garanzia, vendo tutto quello che c'è, Poste Italiane è una società in attivo, fa 1 miliardo di utili all'anno e la venderanno per 4 miliardi, la venderanno per rimediare 4 spiccioli e proseguire la loro lenta agonia di un po' di tempo, ma tanto questo è uno tsunami, da un lato ci sono loro che occupano le televisioni abusivamente e li troviamo in ogni modo, Renzi lo troviamo, io non ho la televisione però
Mi dicono che sta sempre in TV, cioè mia madre a volte ce l'ha spenta, si accende da sola la TV e compare Renzi. Incredibile. Ma sono sempre loro, dici, che ne pensi Renzi? È uno dei tanti, è uno messo lì da Benedetti e Berlusconi assieme, non è niente di nuovo, è come Franceschini, è come D'Alema che si ripermette di parlare. Basta che leggete i candidati a queste europee del PD, del PDL, che è di Nuovo Centrodestra, di Forza Italia, sono gli stessi, sono condannati, vedete, leggete i loro curricula, è importante. Ormai se non sei condannato non ti candidano, ci sono degli incensurati che stanno cercando di sbrigarsi a fare reati per riuscire a entrare nelle liste. È così, Scopelliti, condannato per il crack di bilancio a Reggio Calabria, messo nella lista della nuova truffa a destra. Questi altri, Fitto, pure lui, il sindaco di Sassari, poi io non lo so perché ogni volta si apre un giornale di Alghero, non lo so, pure lui è condannato, inquisiti, incredibili, è incredibile. Allora, queste cose ormai le sappiamo tutto quanto, sappiamo pure che esiste un movimento che sta andando avanti con le proprie gambe, senza Grillo, nel senso che Grillo è un detonatore importantissimo, grazie a Dio c'è, che continua, ma questo movimento va con le proprie gambe, guardate oggi, siamo tanti e non c'è Beppe, che grazie a Dio c'è e continua a dare una mano importante al movimento, ma queste storie che Grillo, Casaleggio, cioè... pensate che alla Camera c'è il nostro collega Sibile che per prendere in giro quelli di Sciolta Civica, si alza ogni tanto durante la votazione e fa finta di sistemarsi il microchip e dice mi fa male il microchip e l'ho messo a Casaleggio. Ci sono quelli di Scelta Civica che ci credono e ti dicono ma è vero allora che li controlla? Così! Oppure si alza su Sibili e dice Casaleggio, fa finta di essere un robot, no? Dice Casaleggio ha detto di votare rosso. E quelli di Scelta Civica gli ha detto di votare rosso. Cioè siamo al delirio. Io ho una dignità, io, Manuela, Nicola. Se ci fosse stato una volta un'ingerenza da parte di Grillo e Casaleggio su un nostro voto e noi siamo pagati per votare, io me ne sarei andato seduta stante dal Movimento 5 Stelle, ma non hanno minimamente interferito mai, questa è una balla, perché quando non si hanno argomenti per contrastare un voto, fateci caso, è un anno che stiamo là dentro, c'è stato mai qualcuno che ci ha fatto una critica su un voto, dicendo il Movimento 5 Stelle ha votato una porcata, e se ci pensate un parlamentare della Repubblica è pagato per votare e nessuno ci ha mai fatto critiche sostanziali su questo. Le critiche sono state Grillo e Casaleggio che comandano la bacchetta perché non sanno che cosa dire. Altre critiche, siete troppo coerenti, veramente ce l'hanno fatto, ma voi siete troppo moralisti del campo, voi siete troppo coerenti pure, sì, ma non fate alleanze, grazie a Dio non le facciamo con chi ci ha rovinato la vita. La Lega, io sono romano, non c'entro nulla con la Lega. Ma non si può negare che quando entrò la Lega, al di là delle differenze totali, fosse un movimento antisistema e antipartitocratico. Entrava con l'idea Roma ladrona, tutti a casa, se ci pensate. Che cosa ha fatto la Lega? Ha detto proviamo ad allearci per ottenere dei risultati. Chi ha scelto Berlusconi? Ma poteva essere quell'altro, anche perché la Lega andò pure al governo col centrosinistra. E che fine ha fatto la Lega? Ha fatto la fine di rendicontarsi mutande a Torino o comprarsi le lauree del figlio di Bossi o diamanti o lingotti d'oro in Tanzania. Cioè quando tu entri in quel sistema così corrotto devi assolutamente essere intransigente. Alcuni nostri colleghi onorevoli di altri partiti dicono ma questi a noi non ci salutano, non si prendono un caffè con noi, grazie a Dio. Perché io non voglio avere niente a che fare con chi è mafioso, non significa che siano tutti mafiosi, ma ci sono i mafiosi là dentro. La mafia magari che non è quella con la lupara, no? No, ma è la mafia delle banche, degli intrallazzi, dell'inciucio, perenne, la mafia degli interessi finanziari, la mafia dei lobbisti che entrano in Parlamento. Io mi rimasi sconvolto, io feci una missione in Colombia a dicembre, tornai durante l'approvazione della legge di stabilità, l'ex finanziaria, e ebbi difficoltà ad entrare in commissione bilancio perché c'era una calca fuori, ma chi sono questi? Erano i lobbisti, persone mandate dalle aziende, da De Benedetti, da altri gruppi industriali, per convincere i singoli deputati, ricordandogli evidentemente i favori ricevuti durante la campagna elettorale, cioè i quattrini, a convincere a fargli presentare e passare un emendamento.
guarda, io ti ho dato i soldi, mi devi far passare questa cosa, infilala, tanto la legittimità sono mille norme, infilala che nessuno se ne accorge, infilala là che magari viene votata, e se viene votata lì dentro magari sono 40 milioni di euro che vanno a uno, ma vi rendete conto lo schifo? Io non pensavo che fosse così tanto drammatico lo schifo all'interno delle istituzioni, pensavo che fosse una tragedia, ma non così. Ecco, ci siamo entrati, a distanza di un anno non ci siamo immischiati, non abbiamo ceduto a quel sistema. Guardate che le lusinghe ci sono, qualcuno ti dice ma passa con noi, a me Berlusconi tramite la Biancofiore ha provato a invitarmi al Palazzo Grazioli e io ho rifiutato, ho detto invita Renzi, lui ci viene, io no, cioè, e questo è un po' il concetto. Perché ti cooptano, perché ti promettono qualcosa, perché dicono guarda che tu sei bravo, una cosa terribile, tu sei bravo, sei meglio degli altri del tuo movimento, ti dicono questo di nascosto, magari lo dicono di nascosto a me, di nascosto a Emanuele, di nascosto a Nicola, vieni con noi, passa con noi, soprattutto al Senato dove lì i numeri sono più importanti perché alla Camera hanno la maggioranza schiacciante grazie a un premio di maggioranza incostituzionale. Allora noi sappiamo tutte queste cose, però sappiamo anche questo, che stiamo facendo centinaia di migliaia di agorà, non è campagna elettorale, se volete votare il movimento per fottervene, votate i partiti, mettete la X sul partito, incrociate le braccia e aspettate che arrivi il salvatore della patria, che non esiste, non è né Grillo, non è né Renzi, non esistono, siamo noi, ci dobbiamo salvare da noi. Non chiediamo mai voti, chiediamo di partecipare, di organizzare centinaia di queste cose, di farle in tutta Italia, e ognuno di noi le può fare, tu le puoi fare, inviti 7 amici, fa vedere un video, scarichi una legge, la legge sull'abolizione di Equitalia, si scarica dal sito, si stampa e si legge assieme. Cazzo, questo propone il Movimento 5 Stelle. Leggiamolo assieme. Noi abbiamo votato contro la guerra in Afghanistan perché informiamoci, ma esiste, serve questa guerra in Afghanistan dal punto di vista economico, serve, ma c'entriamo qualcosa noi con l'Afghanistan, studiamo gli F-35 e vediamo che hanno votato. Voi dovete controllare che cosa votano, quello non mente, non andate sul sito del Movimento 5 Stelle, andate sul sito della Camera, controllate che cosa votiamo noi, che cosa votano gli altri e poi valutate e organizzate centinaia di migliaia di agorà, dobbiamo essere come i capillari che irradiano, che tutto il corpo umano e portano sangue fino nelle piccole parti più remote del corpo. Da un lato c'è l'occupazione del tubo catodico da parte di un unico uomo, oggi sostenuto chiaramente dalla massoneria, dalla P2, anche dal crimine organizzato, tramite chi? Tramite Forza Italia, che è un partito ovviamente criminale, e me ne assumo le responsabilità, l'altra volta è stato fondato da tre persone, Dell'Utri, Berlusconi e Previti, tutti e tre condannati, uno latitante, e vedrete se non torna, questo non torna, difficilmente torna, che perché magari se torna fa la fine di Sindone, gli danno un caffettino strano. Esatto. E poi supportato da questa falsa sinistra che un tempo di fronte a questo progetto di riforma istituzionale sarebbe insorta se l'avesse pensato solo Berlusconi, oggi le presenta uno dei tanti, appunto Renzi, e devono stare zitti. Zitti, no? Di fronte alla TV, zitti, poi dietro dicono certo però che schifo che dobbiamo approvare queste cose, e nessuno che tira sulla testa, tutti, i peggiori sono quelli che ti dicono magari io la penso in modo differente, ma poi votano come il partito, i scivati, i Cuperlo, sono quelle foglie di fico che prendono in giro chi magari ancora crede nel Partito Democratico e dice beh lo voto perché c'è Civati, ma Civati è un anno che vota esattamente quello che vota il proprio partito, cioè sei peggio di quello che sei peggio del disonesto. Questa è la battaglia democratica, da un lato l'occupazione delle TV e noi che giriamo tutte le piazze d'Italia, facciamo micro eventi dovunque, ognuno di voi lo può fare. D'altro canto qui anche ad Alghero oggi pomeriggio ci saranno i futuri parlamentari della Repubblica, i futuri senatori, deputati, io non avrei mai pensato che noi saremmo arrivati in Parlamento, cioè è una cosa incredibile. Non ci avremmo mai potuto credere, no? Noi in Parlamento. Eppure abbiamo lottato per questo. Io ricordo 4 anni fa, stavo in un bar a Torre Vecchia, un bar simile a questo, eravamo in 4, e arrivava il cameriere, che prendete? 2 spritz, 2 birre. E scrivevamo, provavamo a scrivere con tutta la nostra inesperienza di allora un programma sulle elezioni comunali di Roma, un programma comunale. E il cameriere che ci dice, ma voi che state facendo? Noi stiamo scrivendo il programma comunale, poi scriveremo pure quello nazionale, perché un giorno, sai quando te lo dici pure, un giorno andiamo in Parlamento. Sì, voi 2, voi 4, ci faceva il cameriere, sì, noi 4. Ecco, a distanza di 4 anni, 2 di quelle 4 persone sono diventate parlamentari della Repubblica. È incredibile! E la stessa cosa avviene oggi, tra di voi ci sono i futuri senatori, sottosegretari, e questa è la logica. Noi abbiamo massimo 2 legislature, questa è una, massimo! 2 legislature, non minimo, massimo, quindi può darsi che molti di noi decideranno di non candidarsi, anche perché non è che uno fa politica solo candidandosi, fa politica oggi partecipando come oggi.
E poi entrerete voi e porterete avanti esattamente lo stesso identico programma che stiamo portando avanti noi con delle modifiche. Questo è incredibile, la rivoluzione è già in atto. Da un lato questi poteri forti, dall'altra parte i cittadini sovrani. Avremmo commesso degli errori, per carità, però non abbiamo tradito nessun patto, mai. Non abbiamo votato nulla che avevamo detto non avremmo votato, non abbiamo fatto alleanze, e se avessimo dato appoggi esterni, qualcosa, promettendo qualcosa in cambio, magari oggi tra di noi c'era qualche ministro, sottosegretario con la poltrona blu, con 5-6 mila euro di più al mese e con scorte e controscorte, libero e pacioso a godersi la vita dell'onorevole. Invece perché ci crediamo, santa pazienza, siamo qui a girarci tutte le piazze in Italia. Io vi ringrazio di cuore. Qui c'è una candidata alle elezioni europee, lei è candidata perché ha spinto click, ha fatto un click su internet, nessuno la conosce, è sconosciuta, come dice Grillo alle procure, è sconosciuta, nessuno sa chi sia, è incensurata, è onesta ed è preparata, e ora vi racconterà qualcosina. E questa è la rivoluzione. Magari lei andrà al Parlamento europeo, a Bruxelles, a portare la voce di noi cittadini ed essere una nostra dipendente al Parlamento europeo. Vi ringrazio di cuore. Bravo. E come si dice in catalano, anem, anem. Sono Giulia Moi, sono candidata alle europee per il Movimento 5 Stelle, circoscrizione Isole, per cui spero di diventare la voce sia della Sardegna che della Sicilia. Speriamo bene, però avrò bisogno del vostro aiuto e sarò le vostre dipendenze e sarò la voce di tutti quelli che non hanno avuto la forza di protestare contro le ingiustizie che ci attanagliano da anni, contro le lobby di potere, contro le cose che non funzionano. Allora io vorrei andare, se voi mi darete questa possibilità, assieme al Movimento 5 Stelle, a portare la voce dei più deboli, dei cittadini, a portare democrazia, giustizia, onestà, trasparenza, che sono tutte cose che sia a livello locale, qua in Sardegna, in Sicilia, in Italia, mancano, ma soprattutto anche a livello europeo mancano, e c'è bisogno di trasparenza, perché tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti di ricevere fondi, di poter lavorare, di poter fare carriera, tutti, i più deboli, chi è stato più sfortunato, i più svantaggiati. Purtroppo al momento non c'è questa possibilità. Allora il Movimento 5 Stelle vuole portare tutti questi punti a favore di tutte le persone che si ritengono escluse dall'Europa che abbiamo oggi. Noi la vorremmo cambiare nel meglio, per tutti più giusta. Chi sono io? Vi do due righe giusto per dire un po' il mio background. Sono una biologa laureata in biologia e ho iniziato a combattere sulle cose che non andavano bene, ingiuste, già da tanti anni fa con le borse di studio Erasmus, la prima nella mia facoltà. I miei colleghi dicevano che era una pazzia, ecco perché comunque a tutti voi io dico: dovete essere pazzi, dovete essere coraggiosi e portare avanti i vostri sogni. Ho vinto le borse di studio, sono partita da sola, senza informazioni, le ho procurate in tutto il mondo, ne ho vinto anche altre dall'Università di Perugia, ho dovuto combattere con i bandi che non venivano affissi, con le borse di studio che venivano date ai soliti noti, quindi le cose ingiuste le ho sempre combattute, e andare nel Movimento 5 Stelle è stata la cosa più naturale. Ecco perché vorrei continuare e portare le cose che non vanno bene anche in Europa. Sono un cervello in fuga che ha vinto una borsa di studio su 10 per lavorare al King's College of London. Mi occupo, sono specializzata con un PhD, ho vinto questa borsa di studio dove ce n'erano 10 disponibili in tutto il mondo. Mi occupo di scoperte di nuovi farmaci da sostanze naturali e niente, sono stata premiata per il lavoro ottenuto e per i risultati portati, per cui il mio background potrà essere utile a nome delle isole e in Europa per aiutare tutti gli altri che vorranno seguire questa strada. Purtroppo tornando in Sardegna avevo un sogno che si è infranto, era quello di portare le conoscenze acquisite, migliorare l'ambiente dove sono nata, la mia terra, ma mi sono scontrata contro la burocrazia lentissima, contro la mala gestione dei fondi pubblici, la corruzione, l'inefficienza. Ho avuto il coraggio e la pazzia di denunciarla.
mi trovo tuttora in lotta contro queste lobby locali, la regione, assessorati, istituti pubblici, e ho avuto la forza di andare avanti. Quindi a tutti voi, dovete avere il coraggio di andare avanti se vedete cose che non vanno bene, dovete partecipare, diventare attivi. Il mio scontro è ancora in corso, spero di farcela, però la cosa peggiore di tutta questa situazione è che non ho potuto portare avanti il mio sogno, sono stata bloccata. Allora voi, per i vostri figli, se qualcuno vi blocca, se vedete le cose marce nell'amministrazione, nei soldi pubblici, protestate, parlate, contattate il Movimento 5 Stelle, i nostri portavoce, e saremo la vostra forza, la forza di tutti per migliorare e per rendere più giusta l'Europa o il posto dove viviamo. Ora Nicola Marini, un altro candidato all'Europa. Ciao a tutti, io mi chiamo Nicola Marini e sono uno di quelli che è deciso di andare all'estero non per scappare dall'Italia, ma perché era interessato ad avere una carriera internazionale. Sono un ingegnere informatico, mi sono laureato al Politecnico di Milano, ho fatto un anno di Erasmus in Spagna e poi mi sono trasferito nel 2005 in Olanda. Dal 2011 sono nato in Inghilterra, ho oltre 10 anni di esperienza in consulenza e in vari settori, banche, assicurazioni, compagnie aeree, telefoniche, nei quali ho imparato non solo competenze tecniche, ma anche quelle necessarie per gestire giochi politici, per riuscire a consegnare dei progetti all'interno di società che comunque a volte si muovono come elefanti, perché i problemi non ci sono solamente nella pubblica amministrazione, ma ci sono anche nel privato. E poi nel 2011 sono andato in Inghilterra, dove ho lavorato per 2 anni come responsabile dei sistemi software per una multinazionale, mi occupavo di Europa, Medio Oriente e Africa. Ed è stato quando ho cominciato a fare, cioè io mi sono iscritto al Movimento 5 Stelle da subito, perché condividevo le battaglie di Beppe, infatti sono stato anche al V-Day di Bologna, ma all'estero una delle cose di cui mi sono accorto è che tornavo in Sardegna, dicevo vorrei fare qualcosa, e le persone dicono è facile per te parlare tu che vivi all'estero, qua non si può fare niente. Io all'estero, insieme a tanti altri attivisti che erano sparsi per il territorio, perché il problema è che all'estero siamo distribuiti, c'era una circoscrizione estero, per riuscire a fare qualcosa dovevamo unirci, quindi abbiamo creato un meetup europeo con il quale siamo rimasti in contatto, che poi si è espanso e siamo riusciti a attivare i consolati per la raccolta firme in giro per tutto quanto il mondo, certificando le liste e presentandoci anche all'estero. Cioè questo è stato un successo. A quel punto, a tutti quelli che dicono che Beppe decide, io quello che feci, contattai il meetup di Sassari e il meetup di Cagliari. E Manuela può testimoniare, io contattai anche i candidati e gli dissi, ho una proposta, per riuscire a dare visibilità al fatto che si può fare qualcosa, non c'era un candidato dall'estero che fosse sardo, ho detto posso tornare in Sardegna e parlare di questo, anche perché moltissimi sardi hanno parenti e amici che sono dovuti scappare, cervelli in fuga, e quindi io tornai, glielo proposi e ci fu l'evento di Sassari, di Carbonia e Cagliari, ai quali partecipai e raccontai appunto quello che avevo fatto, dicendo non sono neanche un candidato e qualcosa ho fatto. Bravo. Insieme a tante altre persone. Vi racconto giusto, rilacciandomi a quello che dice Alessandro, una cosa che dissi a Beppe sul palco quando lo incrociai per la prima volta, gli dissi Beppe, perché io avevo scritto allo staff, ma lo staff non risponde perché saranno impegnatissimi e così via, per avvisarlo di quello che avevo proposto. Ho detto Beppe, guarda, io sono quello dell'estero, non sono un candidato, perché qui ci sono solo i candidati. Ho detto ma io non conosco te, ma non conosco neanche loro, anche se dicono che li sceglie Casaleggio. Nonostante questo, tantissimi parenti e amici mi hanno detto, ma sceglie Beppe. A questo punto, per l'Europea, alcuni mi hanno detto, hai delle competenze che possono essere valide. E io a quel punto, come ha detto poco fa Di Battista e come ha detto anche Giulia, ho fatto click. Cioè, da quel momento, da quando sono stato scelto, cioè, non ho più silenzio stampa, non ho più sentito nessun amico di sinistra, nessun parente che mi dice, che continua a dire questa cosa, perché
sono sciocchezze, sono le mistificazioni, sono le cose che dicono, chiamano antipolitica quello che questi ragazzi fanno, che vanno in Parlamento, si spulciano le cose, usano strumenti illegali per riuscire a denunciare e bloccare delle porcate, e cosa fanno? Ghigliottina, quando non è neanche... c'è una regola della Camera, e poi dicono a noi che noi siamo squadristi fascisti, sono loro che stanno cercando di implementare e la stanno mascherando con i media, pensando che saranno capaci di farlo, quando noi in piazza ormai tra la gente stiamo cominciando a far conoscere queste cose. E io qua vorrei ribadire una cosa che ho detto poco fa, che è l'essere uniti. Cioè, ad esempio, durante le regionali, io sono sceso qua in Sardegna, molti non mi conoscevano, però in realtà io ho partecipato a alcuni eventi e stavo però in disparte, perché comunque la natura umana è quella che è, e noi nei meetup ci piace discutere, essere animati, e io però guardavo e cercavo di capire anche cosa stesse succedendo. Quando sono sceso, sono rimasto un po' perplesso. E ci siamo, queste divisioni alla fine sono quelle che ci hanno penalizzato, perché in realtà siamo uniti. Io ogni tanto guardo i programmi in streaming, ho visto Servizio Pubblico, io mi rivolgo adesso agli indipendentisti, so che, non so se qui c'è qualcuno, ad esempio per quanto riguarda gli indipendentisti, che hanno fatto un collegamento con gli indipendentisti del Veneto, e quelli del Veneto hanno detto: noi vogliamo l'indipendenza e noi ci stiamo organizzando, stiamo usando la rete e siamo in contatto con gli indipendentisti siciliani, con gli indipendentisti sardi, con gli indipendentisti lombardi, e uniti noi. E ho scoppiato a ridere, perché ho detto, che cavolo di indipendentismo, Cioè, forse stanno cominciando a realizzare che da soli non si può far niente, dobbiamo essere uniti. E infatti io quello che vi chiedo è proprio di convincere, di parlare con quelle persone, perché qui poco fa quando Alessandro ha chiesto c'è qualcuno che ha dei dubbi, non c'è nessuno, perché preferiscono tapparsi le orecchie. Io vi chiedo, parlate con queste persone, perché cioè, se ci pensate, gli indipendentisti hanno preso un bel po' di voti e grazie alle porcate che ha fatto Cappellacci non hanno neanche un seggio. Io magari non condivido le loro idee, ma è un'ingiustizia, e questi devono andare a casa. Io non è stato facile decidere di mettermi in gioco, perché so che è un impegno, però io, ragazzi, spero che uniti non manderemo un sardo o discutiamo con i siciliani e così via, io spero che manderemo due sardi e tre, quattro, cinque siciliani, perché questa volta dobbiamo veramente fare il boom 2.0. grazie. Oh, guardavo sto ragazzo laggiù, ho detto: io ti chiedo due parole. Puoi dire, questa è un'agora, quindi puoi dire quello che ti pare. Grazie mille. Innanzitutto vorrei fare i complimenti a voi e dire un grazie, perché comunque state portando in città una cosa che è importantissima. Cioè, siamo davanti a probabilmente un momento epocale. Quando ne parlo con i miei amici, con il mio amico che rimane ancora là, noi parliamo di questa cosa, vediamo. Abbiamo quasi convinto. Sì, no, lui è più convinto di tutti, cioè siamo tutti convinti, e questa è la cosa fantastica. E questa situazione, io faccio rap nella vita, faccio musica, e questa situazione proprio del cerchio mi ricorda uno dei miei concerti, quindi per quanto mi tremi la mia voce mi piace, perché guardo negli occhi delle persone, posso parlare e non posso dire grandi cose. Io sono un cittadino, appoggio, provo a dare il mio, voglio dare ancora di più il mio. Ricordo l'emozione quando un giorno scrissi a un deputato della Repubblica su Facebook, che si chiama Alessandro Di Battista, e mi rispose. Io rimasi sconvolto, questa è la prima cosa che dobbiamo guardare. Sono persone raggiungibili, non sono politici, sono cittadini come noi. Noi gli scriviamo, ascoltano la nostra voce, rispondono alle nostre domande. Ma questo non deve fermarci, noi dobbiamo dare il nostro, dobbiamo contribuire. Io in prima persona che sono qui a consigliarlo. Non trascuriamo questo momento, perché è il momento in cui la luce può esplodere e quello che noi facciamo può veramente venire a galla. Possiamo impegnarci noi direttamente, vogliamo un mondo migliore? Facciamolo, vogliamo un Alghero migliore? Siamo noi algheresi che dobbiamo prenderla, non aspettiamo più che qualcuno lo faccia per noi. Niente di più. Yeah.
altre parole, certo che dopo un flow così serrato, con dei beat così impegnativi, è difficile parlare. Bellissime parole. Io sono un simpatizzante, orgogliosamente un attivista del meetup algherese, non un candidato, ma prima di tutto un cittadino. Faccio parte di un gruppo, orgogliosamente di un gruppo veramente meraviglioso, come diceva Checco, una squadra fortissimi, siamo veramente delle persone che hanno dei valori, hanno delle, anche delle competenze, e le stanno mettendo al servizio di questo gruppo. Noi abbiamo qua l'occasione di avere dei nostri rappresentanti, dei nostri portavoce, dei nostri parlamentari, ne dobbiamo rendere atto e dire grazie a loro. Non li vogliamo agitare qua come dei feticci, perché noi non cerchiamo il feticcio, non abbiamo il frontman, non abbiamo Berlusconi, non cerchiamo il consenso attraverso queste cose qua. Noi semplicemente diciamo grazie a questa occasione per poter condividere, questa è la nostra filosofia. E mentre siamo qua in questo momento e condividiamo questo momento di sole, e dobbiamo ringraziare per questo Alghero, noi abbiamo lavorato per creare una lista. In questo momento, in queste ore, in questi minuti, mentre noi siamo qua a chiacchierare, a confrontarci, nelle stanze stanno invece facendo mercimonio di voti, scambi, si scambiano le figurine, cercano di trovare la persona che abbia l'appeal giusto, che abbia il tre quarti, quello che buca lo schermo. E mentre sono ancora lì, che non hanno calato le loro carte, noi abbiamo già il nostro asso nella manica. Abbiamo una lista e abbiamo anche un candidato sindaco, a cui lascio la parola, ed è Graziano Porto. Questa è la mia seconda apparizione pubblica. Alla mia prima apparizione ho detto: non sono un politico, mi hanno criticato e oggi voglio cambiare. Non sono un politico e confermo di non essere un politico. Vengo da 25 anni di esperienza all'estero, non sono un ingegnere, lavoro nel turismo, sono di Alghero, ma sono dovuto andare via perché il turismo ad Alghero lo fanno in due, in tre. Questa città è morta. Da quando sono arrivato mi sono impegnato per cercare di rilanciare questa città, perché a livello di lavoro, a livello di lavoro diretto, indiretto, indotto, si potrebbe dare lavoro. E invece purtroppo vedo amici che continuano a partire. Eccellenze di questa città che potrebbero veramente dare un nome a questa città, far sì che questa città sia conosciuta, perché abbiamo dei prodotti tipici locali, perché abbiamo delle borgate straordinarie, perché abbiamo il mare, perché abbiamo il porto, perché abbiamo Maria Pia. Non è vero, non ce l'abbiamo più, se lo stanno svendendo. Si sono incontrati, si stanno incontrando nelle stanze dei bottoni, nelle segreterie, per dividersi la città. Chi è andato a votare le scorse elezioni, qualcuno che era un rappresentante di una coalizione politica, questa volta potrebbe trovarselo dall'altra parte. Ci stanno cercando di prendere quello che è nostro. Maria Pia è nostra, il porto è nostro, Conte. È nostro, Porto Conte è nostro, riprendiamoci la città, i cittadini devono essere quelli che decidono cosa succederà ad Alghero. Noi dobbiamo dare il futuro ai nostri figli, ce lo stanno togliendo, non c'è lavoro, perché se non c'è lavoro, ogni qualvolta che arriva la campagna elettorale, con un lavoro prendono 20, 30, 40 voti in famiglia. Conviene che non vi diano il lavoro, perché nel momento in cui voi avrete il lavoro sarete liberi di poter votare chi volete. Bravo. E invece vi stanno tenendo sotto ricatto, siete sempre e solo sotto ricatto, mentre noi andiamo tra i cittadini, mentre noi incontriamo i cittadini, perché noi siamo i cittadini. Ripeto quello che qualcuno ha detto, che la volta scorsa ho detto che era molto populista, noi siamo voi. Ci penso di nuovo e dico: sì, noi siamo voi. Noi siamo voi, assolutamente sì, e mi vanto, perché per loro, per il loro modo di ragionare, questo è utopico, ma per noi è la normalità, perché noi siamo i cittadini di Alghero e la cittadina di Alghero ci appartiene. Stanno incominciando campagne elettorali e incominceranno a farci credere che rilanceranno su Righeddu, che rilanceranno il Palazzo dei Congressi. Su Righeddu appartiene alla regione dal 1986, hanno fatto quante? 20, 10, 15 campagne elettorali e niente è successo a su Righeddu. E su Righeddu potrebbe dare lavoro. Il Palazzo dei Congressi è il fallimento, è la dimostrazione
pratica del fallimento della politica, è stato creato, è stato inventato dalla politica, sono stati spesi 25 milioni per creare il Palazzo dei Congressi che oggi non può essere utilizzato perché è fuori norma, nessuno darebbe la licenza per poter aprire a livello di vigili del fuoco l'autorizzazione per aprire il Palazzo dei Congressi. Ci vorrà un altro milione di euro, stanno continuando a buttare i vostri soldi. Io non posso che ringraziarvi. Quando avete finito di dividervi la città, noi siamo pronti ad affrontarvi. Confermo al 100% quanto ha detto il nostro caro sindaco, lo conosco bene perché è stato mio allievo anche, sotto Verghiero, quindi sono stato insegnato. E io sono Giovanni Sandro Bolzano che sto continuamente contestando tutti gli altri partiti per quello che hanno fatto e dico che il Movimento 5 Stelle è il 118 politico per il cittadino. Noi, auguri, portatemi il continente. Qualcun altro vuole dire due parole? Qualcun altro? Su, quando vi ricapita? Poi tutto quello che mi dite a me glielo dico a Brunetta. Mi va? Qualcuno? Qualcuno? Una signora? Vuoi dire qualcosa tu? Signora, venga qua. Siete esagerati come a scuola, eh? Venga a me, professore. Vieni qua. E tu? E dai, ma che ti frega? Vieni, di perché sei qua. Ma quando ti ricapita? Puoi dire qualsiasi cosa anche da querela, poi la ripeto io che tanto ho l'immunità. Non sono capace a parlare. Sono qua perché seguo i 5 Stelle da sempre e trovo che siano uno spettacolo. Fantastici. Sono molto emozionata tra l'altro perché non ho mai visto un parlamentare in tutta la mia vita e in questo momento lo vedo. Sono contenta di essere qua. Senza la scorta! Vi racconto una cosa divertente e poi dobbiamo andare, però Nicola. Sì. Vieni qua. Buonasera a tutti. Allora, volevo sapere qualcosa per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, perché io in questo momento sono disoccupata, ci sono gli uffici di collocamento, tutto quanto, però il discorso qual è? Che purtroppo gli uffici di collocamento, nel momento in cui una persona è disoccupata, non è che ti dicono guarda che c'è questo lavoro, puoi andare lì, ti puoi rivolgere a loro, perché per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, praticamente come funziona? Che se tu puoi, cioè, se tu rifiuti per 3 volte la chiamata, dopodiché non ti spetta più. Però se questa chiamata non arriva perché gli uffici di collocamento non chiamano, cosa dobbiamo fare? Cioè io mi sono fatta mezza Sardegna portando curriculum, mandando curriculum dappertutto, nessuno mi chiama e penso che questa situazione sia generale, per cui volevo capire come ci potevamo muovere in questo senso, perché io sinceramente per prima non voglio vivere di sussidi, a me serve un lavoro, voglio un lavoro dignitoso, voglio mandare avanti la mia famiglia con il mio lavoro, non voglio sussidi di nessun tipo. Grazie. Allora, sul reddito di cittadinanza siamo proprio chiari, chiarissimi. È vero che uno concettualmente rifiuta un sussidio, ma il reddito di cittadinanza ci serve perché dobbiamo ridisegnare totalmente la nostra economia, perché non si potrà più ricreare il lavoro di prima. Non è che si creeranno nuovi posti di lavoro con... Ma me la volevo rimangiare? Vabbè, grazie. La casta. Non si creeranno mai di nuovo posti di lavoro investendo nelle automobili, nell'acciaio, è un'epoca finita, le crescite esponenziali avvengono in matematica, non in un mondo reale finito. Il reddito di cittadinanza ci serve per trovare che cosa? Tempo durante il quale, grazie al quale ridisegnare un'economia basata sulla decrescita, sul chilometro utile, sulle rinnovabili, sul turismo, sull'enogastronomia, ne parlava prima il nostro candidato sindaco. Per far questo ci vuole del tempo.
tempo. Nel frattempo le persone non si possono ammazzare, per cui devono avere un reddito, perché come dice sempre Beppe è il reddito che ti consente di stare dentro una società, purtroppo, e durante di essere libero, come dice Nicola, e durante questi 3 anni ridisegnare totalmente l'economia, l'impianto produttivo della nostra nazione, che un tempo, durante gli anni di Vacanze Romane, quel film con Audrey Hepburn e chi era? Gregory Peck, l'Italia era il paese più visitato al mondo, oggi è il 5° in Europa, cioè ci sono più turisti in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna e in Germania, e l'Italia è il paese che vanta il maggior numero di siti tutelati dall'UNESCO al mondo, che è veramente una contraddizione. Noi la nostra proposta l'abbiamo presentata. Se voi pensate che con questo governo passerà una proposta di reddito di cittadinanza che prevede dei tagli per loro, dei tagli nelle spese militari, dei tagli dei costi della politica, è impossibile. Per questo le europee sono fondamentali, perché riteniamo che vincere le elezioni europee possa darci quel potere contrattuale per pretendere dal presidente Napolitano lo scioglimento delle... No, nel senso, era chiaramente era ironico. Io politicamente lo odio, È una vergogna, andasse a testimoniare a Palermo, a dare una mano ai giudici di Palermo sulla trattativa, anziché star lì al Quirinale a spendere soldi e a ricevere condannati per frode fiscale, si vergognasse a presentare la Repubblica, vilipendio. Di chiedere, chiaramente, noi non l'abbiamo votato, io avrei preferito scrivere Alvaro Vitali che Giorgio Napolitano in quella scheda. Chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, di indire nuove elezioni, che con la legge uscita fuori dalla consulta, perché l'Italia come al Senato non passa, perché Berlusconi si è fatti i conti, finché ragionavano, diciamo, il ballottaggio lo facciamo o noi del centrodestra o noi del centrosinistra, tanto che vince uguale, va bene l'Italicum, ma ora il rischio del ballottaggio, la certezza del ballottaggio ci andiamo noi, con il rischio che alla fine vinciamo noi, col 3 magari prendiamo il premio di maggioranza e veramente la metà si devono trovare un lavoro e l'altra metà andranno in galera, perché questa è la fine che faranno. Allora, con una legge in consultellum, perché l'Italicum non passa, c'è la possibilità di vincere, in quel caso di approvare leggi come reddito di cittadinanza. Per questo queste elezioni europee, oltre a garantire persone come lui, in Parlamento come lei, a Bruxelles, che possono portare sovranità e possono davvero dimostrare che il popolo italiano non è rappresentato da Mastella o la Zanicchi, ma da cittadini competenti, oltre a quello sono delle elezioni politiche, perché ci consentirebbero di dimostrare un anno dalla nostra entrata in Parlamento, con un anno complicatissimo, nessuno di noi era mai entrato, ma vi rendete conto, entrare in 150, i primi tempi non sapevamo neanche dove stesse il bagno, cioè è difficile entrare lì e non sapere nulla, imparare, studiare come pazzi, e ce l'abbiamo fatto. Oggi nessuno parla più degli inesperti, vi ricordate, prima non sono inesperti, non lo dice più nessuno, noi siamo stupratori e squadristi, ma inesperti non lo dice più nessuno. Dopo un anno dimostrare forze e magari una crescita e costringere al voto sarebbe un risultato che non ha mai ottenuto nessun movimento politico al mondo, che entra un movimento che comunque nasce come movimento antisistema di protesta e proposta, ma un movimento del tutti a casa, e dopo un anno dimostrare che siamo cresciuti tantissimo anche nella votazione. Questo ci consentirebbe di andare al voto alle nuove politiche e speriamo di vincerle. È per quello che hanno tanta paura e si uniscono tutti quanti e che ci fanno una guerra incredibile nelle televisioni. Perché fondamentalmente hanno paura. Noi ci preoccuperemmo se in TV dicessero quelli del 5 Stelle sono proprio molto molto bravi. Questo sarebbe preoccupante, che uno come Formigli, uno come di Matrix, non so come si chiama, cioè dicessero bravi questi del 5 Stelle. Telese. Io una volta ho pensato che stavamo lavorando male, quando io feci un discorso, evidentemente lo scrissi male, e uno di Sciolta Civica si avvicinò e mi disse, bravo, complimenti. Io lì, evidentemente ho sbagliato tutto, cioè lo devo rileggere 1000 volte. Invece quando facciamo i discorsi, quelli ci tirano gli zoccoli, ci bestemmiano, ci insultano i genitori, fanno questo, ci vengono a picchiare, picchiano le nostre colleghe, fanno delle cose incredibili. Una volta uno si avvicinò perché quando dissi fuori ladri al Parlamento, uno di Forza Italia disse che poi ti danno delle risposte che sono incredibili. Il Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Anche io gli dissi, mi dica quello che è e quello che non è, immediatamente denunciamo, andiamo dalla procura, cioè fanno le gaffe. Una volta andai da Nardella, mi pare fosse Nardella, che ora forse diventerà, speriamo di no, comunque candidato sindaco di Firenze, i giorni delle primarie del PD, sai gli scandali delle tessere che tesseranno chiunque, cani, passerotti, abeti, io per fare una battuta, per ironizzare, gli dissi, avete tesserato mio nonno, è morto nell'87, lui mi rispose, veramente?
così, no. Per loro era plausibile. Ho detto no, era uno scherzo. Ah no, perché sennò mi davi nome e cognome e facevo qualcosa. Era uno scherzo. Cioè, questa è la Repubblica Italiana, fondata anche sulla trattativa Stato-mafia. Abbiamo la possibilità in mano e questo è il percorso della linea politica. Ok? Mi dispiace per la gomma, però. No. Dobbiamo andare, chiude Nicola, Nicola! Dai, sei di qua! Grazie a tutti, io davvero è tardissimo perché adesso dobbiamo fare le corse, quindi io giusto vi do la massima disponibilità ai nostri contatti Facebook, Twitter, contattateci, mandateci le vostre istanze, siamo veramente i vostri dipendenti, quindi non guardateci dall'alto al basso, ma viceversa, perché siamo davvero a vostra totale disposizione, e così è questo che ci rende comunque orgogliosi di essere differenti dagli altri. Detto questo, davvero facciamo fare un saluto a Emanuela e andiamo via. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Allora, io voglio dire solo una cosa, grazie a tutti, ma soprattutto sosteniamo la lista di Alghero, queste persone eccezionali che stanno facendo un lavoro immenso. Vinciamo noi. Sicuro che vinciamo noi.